Il sangue dei nostri fratelli cristiani è una testimonianza che grida. Siano cattolici, ortodossi, copti, luterani, non importa, sono cristiani. L'udienza con i rappresentanti della Chiesa Riformata di Scozia ha offerto al pontefice l'occasione per esprimere dolore e orrore per l'esecuzione degli oltre 20 copti egiziani da parte dei jihadisti del cosiddetto Stato Islamico. Questi fratelli, ha aggiunto, sono morti per il solo fatto di confessare Cristo, chiedendo di incoraggiarci l'un con l'altro ad andare avanti con questo ecumenismo che sta incoraggiando l'ecumenismo del sangue. I martiri sono di tutti i cristiani. Ribadendo che tra i discepoli di Cristo le cose che uniscono sono sempre più grandi di quelle che dividono, Papa Francesco ha infine rimarcato che dinanzi a un mondo globalizzato e spesso disorientato, una comune testimonianza cristiana è un requisito necessario per l'incisività degli sforzi di evangelizzazione.